Ciao a tutti ragazzi, qui Alessusen e benvenuti alla top dei Pokémon di Paldea! Scarlatto e Violetto sono usciti da 5 mesi e io ho avuto modo di guardarli dai gameplay di YouTube. E lo confesso, mi intrigano parecchio. E prima che me lo chiediate, sì! So benissimo che i giochi sono iperbuggati, metà del Pokédex è ridicolo e soffrono di pessime scelte in fatto di gameplay e competitivo. Ma non posso farci niente, e sembrano davvero belli! La trama è molto bella, i Pokémon buoni ci sono, e lo sono molto, e il proseguimento della storia segue un processo molto interessante. E divertente. Chiamarli capolavori non lo farei mai, ma rimangono comunque due titoli validi che meritano di essere almeno provati. Purtroppo, come ho detto, i Pokémon introdotti non sono così belli e concorrono con quelli delle prime due generazioni per il titolo di peggior Pokédex nella storia dei Pokémon. Ma nonostante ciò ci sono comunque dei bei Pokémon. E un po' come ho fatto con Legend Arceus, adesso faccio i migliori e peggiori Pokémon per tipo di questa generazione. Lavando le ciance, si va! Per il miglior tipo erba io scelgo Meowscarada. E lo so che ci sarà un indignato rompiballe che dirà: zitto! Comunque so bene che Meowscarada può essere un Pokémon abbastanza problematico, e così come molti Pokémon iniziali come Delphox o Cinderace. Ma non posso farci niente, io lo amo! Innanzitutto Meowscarada è un Pokémon molto figo. Mi piace molto l'idea di un gatto prestigiatore, la resa è buona. La mia parte preferita dell'aspetto è sicuramente la maschera, molto ben disegnata e figa. Inoltre so che la sua mossa peculiare, Prestigiafiore, è fortissima e ciò mi fa piacere. Ma la cosa che più mi ha fatto apprezzare questo Pokémon è che mi ha fatto rivalutare Sprigatito. Come saprete, infatti, la mia prima scelta è stata Quaxly, ma dopo aver confrontato Quacavalle e Meowscarada, ed aver preferito quest'ultimo, mi sono accorto di quanto mi piaccia Sprigatito. Credo che sia adesso il Pokémon più adorabile di Paldea per me. E poi Sprigatito terracristallizzato è bellissimo, non ditemi niente. Per il peggior tipo erba io scelgo Fungo Furioso. Cominciamo subito col dire che i Pokémon paradosso mi piacciono un casino, specialmente quelli del passato, ma non nascondo che alcuni sono molto discutibili. Fungo Furioso per me è uno dei peggiori, a parte il fatto che è bruttissimo, un problema comune a fin troppi Pokémon che rimandano ad altri fatti in passato. Sono fottutamente uguali! Seriamente, proviamo a confrontare Fungo Furioso ed Amoongus. Voi vedete grosse differenze? Neanche io, andiamo avanti. Per il miglior tipo fuoco io scelgo Serulege. Ok ragazzi, voglio essere onesto con voi. Quando Arma Rouge e Serulege vennero annunciati, divennero subito i Pokémon meno convincenti del Pokédex, in quanto mi sembravano delle brutte forme regionali di Gallade. Ma col tempo mi sono dovuto ricredere. Beh, almeno su Serulege. Non che Arma Rouge non mi piaccia, ma non lo trovo così figo e vabbè, insomma, il punto è che ho rivalutato in meglio Serulege. E l'ho fatto perché rivedendolo meglio ho visto che è un Pokémon fighissimo. Vero, somiglia molto a Gallade, ma riesce ad essere ancora meglio con quelle spadone come mani, il bellissimo casco infiammato e la colorazione del poco perfetta. Ed è per questo che ammetto che è diventato il mio Pokémon preferito di questa generazione, sì, il tipo fuoco. Strano, eh? Questo tra l'altro segna per la prima volta che un mio Pokémon preferito è esclusivo di una versione, in quanto Serulege si può ottenere solo su Violetto. E per cause di forza maggiore che è molto probabile che prenderò Scarlatto. Per il peggior tipo fuoco io scelgo Crocalor! I Pokémon iniziali sono generalmente tra i più popolari, ma se c'è uno stadio a cui nessuno piace, sicuramente sono quelli di mezzo. E come poterli biasimare? Molti di essi sono davvero brutti. Floragato e Quaxwell non sono un granché, ma non li considero troppo brutti. Crocalor, d'altra parte. Ok, voglio iniziare col dire che non odio il Pokémon iniziale di tipo fuoco di Paldea. Fuecoco è carinissimo e Scaglia di Rigioia è abbastanza figo. Crocalor è un perfetto esempio della sindrome dell'evoluzione di mezzo. Non è né carino né figo, è semplicemente brutto. Per il miglior tipo acqua io scelgo Palafin. No. Voglio dire soltanto una cosa: è un Pokémon delfino. I delfini sono alcuni tra i miei animali preferiti, in quanto belli e simpatici, e già l'idea che un Pokémon basato su di essi esista era abbastanza per farmelo mettere in squadra. Ma se questo non fosse abbastanza, è anche carinissimo! Palafin, e di conseguenza anche Finizen, è sinceramente uno dei Pokémon più adorabili di Paldea. La colorazione è perfetta, gli occhi sono super pucciosi, e poi quel cuoricino sul petto è bellissimo! Ammetto che la sua forma possente non mi piace quanto quella ingenua, ma almeno è una meccanica interessante. Per il peggior tipo acqua io scelgo Wagtrio.
Dio mio, che verso fastidioso! Dugtrio è un Pokémon che, lo ammetto, non mi è mai interessato particolarmente. Questo perché è un Pokémon molto semplice, tre testine che escono dal terreno. Non mi ha mai detto niente, a parte qualche rottura nelle lotte, non ho ragione per odiarlo. Il Dugtrio di Alola è molto strano, lo ammetto, ma il fatto che semplicemente Dugtrio con tre parrucchine anni 80 in testa l'ho sempre trovato divertente, quindi per me passa. Poi venne Wugtrio e lì decise che era il limite. Wugtrio è infatti il Pokémon più ridicolo di questa generazione. Non è il peggiore, quello è un altro, ma non è che ci va così lontano. Inoltre la sua colorazione è terribile, è seriamente un pugno in occhio. Insomma, Wugtrio è davvero un Pokémon inguardabile. Per il miglior tipo roccia io scelgo Clough. Eccala, ci doveva pure essere il Pokémon strano, no? Comunque io penso seriamente che Clough sia un Pokémon bellissimo. Sin dal primo trailer in cui è stato rivelato me ne sono immediatamente innamorato. Non tanto perché il suo design è fatto bene, anzi, è tecnicamente uno dei più stupidi di questa generazione. Tuttavia è proprio per questo che l'adoro, è uno di quei Pokémon così stupidi da essere bellissimi. Un gigantesco granchio roccioso con lo sguardo scemo. Che altro si vorrebbe di più dalla vita? Avevo pure intenzione di mettermi in squadra. Poi arrivò Palafin e purtroppo per lui non c'è stata storia. Scusa, Clough. Per il peggior tipo roccia io scelgo Garganacol. Il Pokémon uscito direttamente dalla Pixelmon. Che grande idea! Figlio di Minecraft che schifo! No, e prima che voi mi accusiate veramente di ciò, non ho davvero nulla contro Minecraft. Ho molto contro Garganacol, però. Garganacol è seriamente uno dei Pokémon più brutti di questa generazione. Ha una struttura corporea ridicola, tanto che, appunto, sembra essere uscito dalla Pixelmon. Oltre a ciò, il suo aspetto ha seriamente grossi problemi, soprattutto se parliamo della parte superiore. Ed è un peccato, perché l'ispirazione di Garganacol non era così male. Garganacol, infatti, è parzialmente ispirato alle Ziggurat, che sono essenzialmente piramidi squadrate usate come templi nell'antica Mesopotamia. Inoltre, i suoi occhi ricordano le lampade di sale fatte sull'Himalaya. E non è che la The Pokémon Company non sa fare Pokémon con ispirazioni simili, anzi! Solo una generazione fa è stato infatti introdotto il Pokémon Stonejourner, ispirato chiaramente alle pietre di Stonehenge. Non sarà esattamente il Pokémon più figo di ottava, ma è comunque risultato abbastanza simpatico. Purtroppo lo stesso non vale per Garganacol, che infatti fa cagare. Per il miglior tipo elettro io scelgo Powmot! 9 generazioni. Ci sono volute 9 generazioni perché la The Pokémon Company crei finalmente il mio clone di Pikachu preferito. Eh sì, anche io sono sconcertato che non sia mai Mewtwo, ma ci sono delle ragioni per cui è così. Innanzitutto Powmot, così come le sue pre-evoluzioni, è pucciosissimo, visino adorabile, sagoma perfetta, colorazione bella, insomma non c'è una cosa che non va in lui. Ma allora la domanda sorge spontanea, cos'è che lo rende diverso da tutti gli altri cloni del celebre topo giallo? Beh, è presto detto. Powmot non solo è adorabile, è anche un Pokémon veramente forte. Smogono posizione underused, una delle categorie più forti. Inoltre, tecnicamente lo stesso totale di statistiche base del fottuto Akazam. Canneria e potenza, un'unione perfetta. Per il peggior tipo elettro io scelgo Bellibolt. E dopo il Pokémon strano abbiamo il Pokémon amato da tutti tranne che da me! Seriamente, so benissimo che Bellibolt è uno dei Pokémon più popolari di Paldea, ma non posso farci nulla! Non mi piace per niente! È stato uno dei due Pokémon sfortunati di questa generazione, non essermi piaciuto dal trailer che lo rivela. L'altro è Wiglet. Non è esattamente un bel accostamento, eh? Bellibolt è infatti uno dei peggiori Pokémon di questa generazione, una terribile combinazione di bruttezza e ridicolosità. Per un periodo infatti è stato il Pokémon che più odiavo di Paldea. Non aiuta il fatto che è usato da Kissara, una cavolesta cringissima e odiosa fino all'inverosimile. Ma se basta fare contenti voi a cui è piaciuto, sappiate che Paldea mi ha fatto vedere di peggio. Molto, molto peggio. Per il miglior tipo psico io scelgo Espatra! Oh, come mi piace chiamarlo, lo struzza psichico! Parlando di prima impressione, Espatra è il Pokémon che ai tempi ha avuto la fortuna maggiore, visto che è stato il mio primo Pokémon preferito di nona. E lo so che direte che è un po' stupido, brutto, dall'esame fatto malissimo, eccetera, eccetera, ma
proprio come per Cloth, lo adoro proprio per questo! E Spatra è un po' come stupidamente bellissimo, le gambe, il parrucchino egiziano, lo sguardo strafatto, è tutto perfettamente stupido! Così idiota! Da essere magnifico! Un capolavoro! Per il peggior tipo psico io scelgo Flittle! So che sembra un Pokémon Baby, ma è personalmente controllato e purtroppo non lo è. E sottolineo purtroppo perché altrimenti si spiegherebbero tante cose. Non c'è molto da dire su Flittle, è semplicemente Pokémon molto brutto, uno dei peggiori stati base di sempre. Se devo descriverlo posso dire che sembra una versione scema di Smoliv. Uso Asmuchum. L'unica cosa buona di questo Pokémon è che si evolve in Espatra. Per il miglior tipo veleno io scelgo Glimmora. So che parte di voi saranno confusi da questa scelta, in quanto Glimmora sembra un Pokémon veramente semplice. Dopotutto è solo un cono particolarmente grosso con una puntina per testa. Insomma, non esattamente il design più complesso di sempre. Persino Glimmet, il suo stadio base nonché diretta pre-evoluzione, sembra più dettagliato. Ed è quasi uguale a lui. Poi vidi il suo modello da dietro in lotta. Ed era stupendo! I petali di cristallo di Glimmora hanno colori meravigliosi, sono bellissimi da guardare ed essenzialmente danno al Pokémon ragione di esistere. Inutile dire che Terra cristallizzato è anche meglio. Per il peggior tipo veleno io scelgo Revavroom. Capisci di aver sbagliato con il tuo Pokémon quando la prima cosa a cui uno pensa guardandolo è il Pokémon macchina di Zaru, ovvero una delle peggiori Acrom mai create. Chiedete a Sidonia. Revavroom è davvero un Pokémon orribile. La forma è semplicemente inguardabile, i colori sono sbagliati e poi... Cosa sarebbe quella mascella meccanica sulla testa? Ammetto che quando i trailer rivelarono i capi del Team Star e la loro automobilone ero piuttosto gasato perché adoravo quegli affari e pensavo che li avremmo potuti catturare. Purtroppo, un po' come Eternatus, Dynamax e Infinito, erano solo dei boss. E se Eternatus è orrendo e non mi importa se è catturabile o no, ancora oggi il fatto di non poter ottenere le star mobili mi rosica. Per il miglior tipo terra io scelgo Grandi Zanne. Avevo detto che amo i Pokémon Paradosso, ma l'unico di cui abbiamo parlato finora è Fungo Furioso, che, come avrete capito, non mi piace per niente. Ora però possiamo parlare bene grazie a questo bestione. Iniziamo subito col dire che Donphan non mi è mai piaciuto molto. È figo, ma esistono Pokémon Elefante molto, molto migliori. Persino Fampi non riesco a trovarlo così carino, anche perché le pre-evoluzioni dei Pokémon stati come Sempi sono sempre meglio. Con Grandi Zanne però cambia tutto. Grandi Zanne è un figo. E lo so che alcuni di voi vorranno farmi notare che non cambia molto, ma sinceramente non mi dà troppo fastidio in questo caso. Cioè, guardate com'è figo! Le spine, la colorazione, lo sguardo cattivo, è tutto perfetto! È uno di quei casi in cui cambia poco, ma con un risultato buono. Grandi Zanne non sarà il mio Pokémon Paradosso preferito, ma a mani basse in seconda posizione. Per il peggior tipo terra io scelgo Toadscruel, insomma, il Tentacruel di nona generazione. Tentacruel è un Pokémon che sinceramente non ho mai odiato. Lo so che molti lo considerano come lo Zubat d'acqua, ma a parte qualche episodica rottura non mi ha mai dato troppo fastidio. E anche se è un po' brutto lo è, ho visto di peggio. Toadscruel, come si dice, invece è inguardabile. I problemi sono molteplici, ma a parte quelli brutti ed il fatto che i tentacoli vengono usati come piedi in maniera abbastanza equitata, il problema peggiore credo sia la bocca. Non so perché questa idea di una medusa con la bocca tubo mi mette a disagio. Per il miglior tipo volante io scelgo Flamigo. E già mi immagino anche stavolta gli indignati rompiballe che... Sì, quello che vuoi. E comunque ho delle ragioni per cui mi piace. Flamigo sarà pure un semplice fenicottero, ma è proprio quella semplicità che mi attira. Ha un non so che di elegante. E poi i fenicotteri non sono per niente brutti, dai. Per il peggior tipo volante io scelgo Squawkabilly. Ragazzi, credo di aver appena trovato quello che è il verso Pokémon che più personalmente odio. Squawkabilly è un Pokémon stupido. Il design è fatto male, specialmente quello stupido ciuffetto alla Elvis. E odio quello sguardo da saccente, è antipatico. L'idea delle forme e delle abilità speciali poteva essere interessante, ma il fatto che ne ha una ogni due forme l'ha rovinata. Inoltre mi ricorda Shatot, un Pokémon che non mi è mai stato simpatico. Ed entrambi sono pappagalli. Forse sono io. Per il miglior tipo coleottero io scelgo Rabska.
Lo so che molti di voi non saranno d'accordo con questa scelta, soprattutto dopo che è stato scoperto il vero volto della pre-evoluzione, Relor, che è inquietante a dir poco, ma sinceramente Rapska non mi dispiace proprio. Rapska lo trovo abbastanza figo, mi piace la colorazione, quei simil baffi e soprattutto come viene mosso il suo modello attorno a quella palla psichica. E poi, davvero avreste voluto un altro Pokémon coleottero in questa lista? Credetemi, non lo volete. Per il peggior tipo coleottero io scelgo Spidops. Vi ricordate che ho detto che Paldea mi ha fatto conoscere di peggio e che non volete vedere un altro Pokémon coleottero al posto di Rapska? Beh, Spidops è sia il peggio che il Pokémon coleottero che non volevate vedere. Spidops fa schifo. Punto. E sia orribile che stupido. È solo un ragno del cazzo con degli occhietti brutti e che per ragioni sconosciute è bipede. E che ha dei tentacoli al posto delle zampe. Lo so, non ha senso. Di solito tendo a farmi piacere gli insetti regionali, ma Spidops per me è semplicemente indifendibile. Non per niente è diventato il Pokémon che più odio di questa generazione. Che Pokémon di merda. Per il miglior tipo normale io scelgo Oinkoloing. Aspetta, non è il tuo tipo normale preferito di noi, roditore? Ah, ma non era Amaushold il roditore di questa generazione? Boh. I maiali, specialmente se in stile cartonesco, li ho sempre trovati tra gli animali più carini. Quando i trailer mostrarono le chonk, io ovviamente me ne innamorai subito. Era sia carino che così stupido da essere bello. Una meraviglia, insomma. Oinkoloing, lo ammetto, non mi ha deluso. È un Pokémon molto bello. L'aspetto paffutello, la colorazione bella, l'area da simpaticissimo faccioccone, tutto contribuisce a rendere il Pokémon uno dei più belli di Paldea. Sinceramente preferisco la versione maschile. Quella femminile non è male, ma la testa marrone stona un po' troppo. Per il peggio tipo normale io scelgo Maushold. E parlando di roditori, Maushold è un Pokémon che prova ad essere carino ma fallisce male. Il design da topolino di pezza non mi piace e poi è fin troppo semplice. Ammetto però che la sua mossa peculiare è molto carina e interessante. Per il miglior tipo spettro io scelgo Gimmigaul. Sì ragazzi, lo so che questo cosino ha un'evoluzione, ma non è che mi piaccia molto. Specialmente perché sembra uscito da Art Attack. Gimmigaul è stato uno dei Pokémon fortunati che mi piacquero subito dai trailer. E sì, un Pokémon strano, ma tanto carino. Sarà l'aspetto da piccolo alieno Goblin, con tanto di occhiali buffi e antennine. E se vogliamo dare un po' di gloria, Goldengo ha un metodo di evoluzione interessante ed è rispettabilmente forte. Per il peggior tipo spettro io scelgo Crine Alato. E con questo Pokémon signore ho capito che la Game Freak ci tiene a farmi odiare Miss Drivas. Come spero ricordiate dal mio speciale Halloween del 2021, infatti considero Miss Drivas uno dei peggiori Pokémon di seconda generazione. In due anni la mia opinione non è mai cambiata, anzi è rimasta più salda che mai. Miss Magius invece lo trovo molto bello e ho sempre pensato che fosse abbastanza per aggiustare Miss Drivas, quindi mi chiedo che bisogno c'era di aggiungere pure un Pokémon paradosso. Pokémon paradosso che non solo non era necessario, ma addirittura brutto! E semplicemente Miss Drivas con qualche sbuffo colorato a caso. E considerato che Miss Drivas era già brutto di suo, immaginate cosa ne penso di lui. Per me non è nient'altro che il peggior Pokémon paradosso. Per il miglior tipo lotta io scelgo Annihilate. Primeape è un Pokémon che non mi è mai piaciuto. L'ho sempre trovato bruttino e quindi l'idea di una sua evoluzione non mi avrebbe entusiasmato. Quando vidi per la prima volta Nihilape però cambiò idea. Quel Pokémon è infatti molto ben fatto, figo, con una bellissima colorazione e un'espressione grandiosamente terrificante. Inoltre adoro la sua storia, perché si evolve dopo essere morto di rabbia, legandosi alle varie descrizioni del Pokédex dei Primeape. E anche se so essere tecnicamente sbilanciato, mi piace come sia uno dei Pokémon più forti in competitivo. Per il peggior tipo lotta io scelgo Alirasenti. Sì ragazzi, lo so che Alirasenti è uno dei Pokémon paradosso più amati ed effettivamente all'inizio anche a me piaceva. Sembrava davvero una versione più figa di Volcarona, con quella peluria bianca e la strana, ma non per questo brutta coda draconica. Poi però lo vidi in piedi. E le mie domande furono: tutto qui? E cosa dovrebbe essere supposto di essere? Alirasenti è uno dei Pokémon che più mi hanno deluso di sempre. Ero seriamente convinto che poteva essere figo, ma così invece è solo una versione più pelosa di Volcarona. Ah, e sembra anche grasso. Cioè, persino Falenaferrea, la sua controparte del futuro, è molto più figo. Per il miglior tipo acciaio io scelgo Tinkaton.
Lo ammetto ragazzi, Tinkaton è uno di quei Pokémon che all'inizio non mi convinsero per niente, ma col tempo cambiai idea. Infatti adesso penso che Tinkaton sia un Pokémon abbastanza bello, i colori sono carini, i capelli hanno un'acconciatura interessante. Ma la cosa che ovviamente mi piace di più del suo design è il suo martellone gigante, che è fighissimo. Inoltre adoro la sua storia della rivalità con Corviknight, pur essendo quest'ultimo uno dei miei Pokémon preferiti. Per il peggior tipo acciaio io scelgo Earthworm. Earthworm è semplicemente un Pokémon ridicolo. Può sembrare un Pokémon simpatico, ma alla fine invece è solo stupido. È un verme gigante di ferro con lo sguardo scemo. E non mi piace. Ah, vero, c'ha anche le zampine. Ed è ancora più stupido. Odio Earthworm. Per il miglior tipo ghiaccio io scelgo Baxcalibur. La linea evolutiva dello pseudo leggendario è a dir poco particolare, ma è per questa che la amo. Frigibax sembra una simpatica versione alternativa di Trico, Arctibax somiglia a uno Spinosauro, uno dei dinosauri più fighi. E poi c'è Baxcalibur. Baxcalibur è un figo! Io sinceramente adoro Baxcalibur, è uno dei Pokémon più fighi di questa generazione. L'aspetto è bellissimo, la colorazione è perfetta, quegli arti rossi sono meravigliosi, ma Baxcalibur è semplicemente uno dei Pokémon migliori di Paldea. E poi c'è anche un nome fighissimo, Baxcalibur. Riempie bene la bocca. Inoltre mi piace anche il suo tipo, in quanto non rende più l'unico ad averlo quell'aborto di Kyurem. Per il peggior tipo ghiaccio io scelgo Seititan. Questo potrebbe far arrabbiare un bel po' di persone. Seititan non mi piace. Per niente. Quando lo vidi nei trailer pensai subito che fosse una forma regionale di Gengar, ed essendo quest'ultimo uno dei miei Pokémon preferiti mi arrabbiai non poco. Ma poi si scoprì che non era così e niente, mi fa schifo lo stesso. Seititan è brutto. È un coso grassone senza qualcosa che lo renda figo o carino. La colorazione è brutta e quelle spine sembrano messe a caso. E sinceramente mi dispiace perché Seitoddol, al contrario, è un Pokémon molto carino. Peccato si debba evolvere in questo coso brutto. Per il miglior tipo drago io scelgo Tatsugiri. Ci sarà. Tatsugiri è un Pokémon bellissimo, è estremamente uno dei più pucciosi di tutta Paldea. Un adorabile pesciolino steso su una palla di riso. E credo sia anche la prima volta che scelgo il mio tipo drago preferito per la pucciosità invece che la figaggine. Inoltre adoro come sia inaspettatamente forte, cioè, guardate il suo totale di statistiche base, è lo stesso del fottuto Staraptor. Per il peggior tipo drago io scelgo Psychlizar. Ok, questa la voglio fare veloce, perché non è che odio Psychlizar, è solo che... anonimo. Tutti i tipi drago di questa generazione hanno qualcosa da dire, ma Psychlizar è solo un lucertola con una ruota sulla gola. E non c'è niente di veramente interessante in questo. Insomma, non è veramente il peggior tipo drago, quanto più il meno bello. Per il miglior tipo buio io scelgo Luna Ruggente! Signore e signori, Mega Salamence se fosse stato fatto bene. Esatto gente, perché io odio Mega Salamence. Non sono mai stato un fan del Pokémon base, ma questa è seriamente una delle mega evoluzioni più ridicole di sempre. Ma con Luna Ruggente cambia TUTTO! Luna Ruggente è un Pokémon bellissimo, Mani Basse è il mio Pokémon paradosso preferito. Innanzitutto le sue zampe esistono e non sembra stupidamente monco. Poi le ali piumate sono bellissime, la coda è magnifica e la faccia è grandiosa. E infatti è anche diventato il mio tipo buio preferito. Non lo so, scusa, ma ti mantiamo comunque. Per il peggior tipo buio io scelgo Tinglu. Voglio iniziare questa posizione con una piccola premessa. Io odio il quartetto nefasto. Ok, ammetto tranquillamente che parte da una bellissima idea, ma fallisce miseramente nel comparto design, in quanto sono davvero terribili. Gli unici che mi sento di salvare sono Cien Pao, che è abbastanza figo e adoro la sua voce nel Pokédex, e Chiyu, che è caruccio. Ma gli altri due fanno cagare. Tinglu non è di certo il peggiore, ma è orribile comunque. Odio il suo aspetto di alce e la colorazione fa schifo. Ma la cosa peggiore è sicuramente quel vaso che ha in testa, è orribile. E soprattutto sembra essere messo a caso. Per il miglior tipo folletto io scelgo Daxban. C'è chi ama Vabostiff per la storia di Pepe, chi invece preferisce Houndstone perché è un bravo cagnolone, e poi ci sono io, il cui cane preferito di Paldea è il bombolone. Daxban è sinceramente un Pokémon bellissimo. Già Fidag è adorabile, Daxban lo adoro. Un cane fatto di pagnotta è certamente un'idea strana, ma è stata sviluppata perfettamente. È così bello da essere il primo Pokémon folletto che io uso in una squadra.
Sì, lo so, c'è Togekiss, ma quello era prima che diventasse folletto. Per il peggior tipo folletto io scelgo Coda Urlante. E da qui ho capito che non era solo Miss Drivas il problema, è proprio il fatto di dare forme paradosso a Pokémon piccoli. Wigglytuff non mi è mai piaciuto, l'ho sempre trovato un Pokémon stupido, ma ammetto che col tempo Jigglypuff mi è entrato in simpatia, essendo un po' carino. Ma Coda Urlante è tutt'altro che carino! Coda Urlante è un Pokémon bruttissimo, è semplicemente Jigglypuff con qualche dettaglio brutto in più. I canini allungati non ci stanno bene, quelle sottospecie di fitture facciali sono brutte. E se volete saperlo, sì, anche la coda fa schifo. Prima di svelare gli ultimi Pokémon, ecco a voi alcune menzioni onorevoli e disonorevoli. Per il miglior Pokémon leggendario io scelgo Miraidon. So che molta gente si stupirà di non vedere Coraidon in questa posizione, ma posso assicurarvi che non mi dispiace, anzi è davvero figo. Semplicemente penso che Miraidon lo sia di più. Miraidon è un Pokémon geniale, è riuscito a prendere il concetto di Lucertola Robot e renderlo alla perfezione. Le parti meccaniche sono rappresentate molto bene, le scariche di elettricità sono grandiose. Inoltre trovo la sua versione dei potenziamenti più figa di quella di Coraidon. Ma la cosa che mi ha definitivamente conquistato sono i suoi occhietti digitali, che da un po' di tempo trovo sempre tenerissimi. Per il peggior Pokémon leggendario io scelgo Bucien! Tornando a parlare del quartetto nefasto, Bucien fa schifo. È un orribile lumacone ricoperta di fogliame con degli occhietti a forma di DNA tanto per. Non solo è il peggiore del quartetto, ma anche il peggior leggendario ed uno dei Pokémon più assolutamente brutti del gioco. Inoltre, anche se non mi importa molto di queste cose, sapere che il più debole e competitivo del suo gruppo me lo fa disprezzare ancora di più. E finalmente questa top è finita! 2 mesi di duro lavoro, ma ce l'ho fatta! Il video finisce qui, vi ricordo di commentare, magari con la vostra top, iscrivervi se non l'avete ancora fatto e di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Quindi adesso se ne è tutto, il video è finito, andate in pace! Buon YouTube a tutti!